però dire basta tasse noi crediamo che significhi dire aperta la crescita, perché noi crediamo che il primo provvedimento per migliorare la condizione economica degli italiani sia non continuare ad aumentare il carico fiscale. Inoltre noi ci stiamo battendo, dopo aver ottenuto il risultato della rateizzazione dell'IMU, ci stiamo battendo perché l'IMU possa essere considerata una tantum, cioè una volta sola per il 2012, e perché vi sia una possibilità di compensazione tra i debiti fiscali che gli imprenditori hanno nei confronti dello Stato e i loro crediti quando si trovino nella condizione di essere creditori dello Stato per prestazioni o servizi o forniture erogate allo Stato stesso. Ma Martina Franca, una scommessa importante per il PD. Sì, Michele Varraffa è una persona che ha dimostrato nella vita di credere nei valori della famiglia, della tradizione culturale italiana e pugliese, e soprattutto ha dimostrato di avere una sua capacità di guidare uomini e mezzi facendo impresa e riuscendo come imprenditore. Questa è la sua autonomia anche dalla politica, che dà la misura della capacità che avrà di fare il sindaco di questa splendida città. È una città che merita un sindaco concreto e operoso, abile e capace, come lo è stato nella vita privata, lo sarà nella vita pubblica, perché io credo che un uomo politico, prima di essere politico, sia uomo. E allora, se da uomo è riuscito a dimostrare quanto vale, lo riuscirà a dimostrare anche da uomo politico e da sindaco di Martina Franca. Diciamo in maniera assoluta. Noi pensiamo che siano delle elezioni che servano per individuare chi guida le singole comunità, non per cambiare i destini del mondo. Sindaco, qui a Martina Franca noi abbiamo individuato una persona molto in gamba, che è Michele Marrata, che non hanno un rilievo politico nazionale ma servono per guidare le città. Se noi vogliamo trasformare questo dato in un dato nazionale, finiamoci a favorire tutti coloro i quali ritengono che non c'è un amore per le comunità locali ma si piega tutto ai risultati nazionali. Che si dice della regione della regione ma che noi attendiamo le prossime elezioni per tornare a governarle e crediamo di avere numeri e uomini per poter andare via. Scusi, noi pensiamo che questo governo andrà avanti se, come ci auguriamo, avrà la capacità di individuare alcune questioni importanti da portare avanti, e lo farà in armonia con la forza della sostanza. Grazie. Grazie. Bene. No, no, ci fermiamo. Ci mettiamo. Ci fermiamo qua. Ci fermiamo. Non